In questo breve video, un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile Negli sul ultimi canale anni è Rocket News esplosa la questione Atreides. mediatica e manipolazione mediatica di cui avvertiva Popper negli anni 50. Ultimamente pare persa ogni parvenza di logica in diverse campagne mediatiche di dubbia credibilità, anche solo per la loro intrinseca incongruenza e ripetizione ossessiva. Il padre del liberalismo John Locke definisce la legge di reciprocità, mi pare che ne accennasse prima, l'uomo naturale che ha tanti diritti quanti ne è disposto a concedere. Deve sottostare solo alla ragione. Tra i diritti fondamentali sono il diritto alla vita, alla libertà e alla proprietà privata, intesa come frutto del proprio lavoro. Le questioni sono immense, ma come si attualizza questo concetto in un momento dominato dalla Oddio, ma finanza? da dove comincia? Non so. Locke ha avuto un contributo importante per la democrazia elettorale perché ha messo il Parlamento al centro dell'attività del governo. Per quanto riguarda i diritti, c'è un elemento contraddittorio in Locke che ha aperto la strada a varie possibili strade, perché è vero che il valore del lavoro, il valore della proprietà dipende dal lavoro, per cui non dobbiamo chiedere nessun consenso quando noi facciamo qualcosa, lo meritiamo perché lo facciamo. Tuttavia, aveva inserito un elemento irrazionale, come lui stesso dice, un elemento che apre la porta ad un'irrazionalità I incontrollabile. liberali Il denaro. denaro, rigorosi dell'avvento della finanza globale, visto dal principio del XIX secolo, tra questi Benjamin Constant. C'è nella finanza qualcosa, lo dice anche Aristotele, c'è la finanza qualcosa di problematico perché non ha radici in nessun territorio. Ecco, un oceano Può di questo vivere tipo dovunque. con delle chiazze, con delle piattaforme, con dei barconi fatti di persone legate ad un territorio che si chiama democrazia. Insomma, abbastanza inquietante. Quindi la democrazia è legata al territorio e quindi alla necessità dell'essere umano, Certo, ciò è che è il luogo di necessario. scambio, no? È il primo luogo, il La nostro dove necessità. viviamo, dove noi facciamo scuola di democrazia, dal nostro condominio Ippolito Oliva fino descrive il mondo dell'arte come una a. catena di Sant'Antonio in cui l'artista crea, il critico riflette, il gallerista espone, il mercante vende, il collezionista tesaurizza, il museo storicizza, i medi celebrano, il pubblico contempla. Vale anche per la musica? E qual è la sua idea di lusso e di prezioso? È stato citato il jazz come rappresentanza, per esempio, di una società urbana. Come, per esempio, il jazz come è cambiato oggi? Non è soltanto quello di cui sicuramente ha parlato Paolo Fregio, ma anche, per esempio, la sua metamorfosi, come è uscito dalla città e poi ci è rientrato in un altro modo, come si è meticciato con il mondo della musica contemporanea, per cui della musica contemporanea, diciamo, colta, per cui quelli che 30 anni fa erano le sperimentazioni di Miles Davis, oggi sono le sperimentazioni di altro genere che ritornano. Quindi il lusso è veramente poter seguire un mondo che ha una capacità di trasformazione molto, molto rapida, ma che ha questa fortuna, credo, straordinaria, di poter esprimere la propria trasformazione in maniera diretta. Che Cioè, bel racconto. Ascolto del vicino e fiducia in se stessi. Bellissimo. Bellissimo come. Questo anche nel coro polifonico. Qual è un quesito bellissimo. urgente che la società non esprime di cosa ha bisogno la società? Diciamo, Secondo lei? io mi limito al mio piccolo orticello, anzi, e lo limito ancora all'orticello italiano. L'Italia è considerata, non a torto, storicamente parlando, la nazione in cui è nata la musica, o comunque un certo modo di esprimersi al centro Attraverso la del musica. nostro Il concetto di musica occidentale c'è sicuramente tutta l'esperienza italiana dai tempi del canto gregoriano in poi. L'Italia oggi
credo che sia una delle pochissime nazioni in cui non esiste una legge per la musica. Qui insomma apre una questione immensa perché tutti gli artisti, di tutti i danzatori, ma anche gli architetti, insomma, hanno, come dire, sottolineato Strano questo stessa pensiero cosa. in Cioè, questo territorio così creativo che, come dire, il sistema di governance stabilisce che la creatività non è fondamentale. È interessante. Il cinema è un po' più valutato, però, per esempio, rispetto al cinema francese è molto meno sostenuto dallo Stato rispetto a quello italiano. Insomma, vabbè. Diciamo ma che la perché, perché, creatività. il cinema, ma perché il cinema ha un riscontro commerciale molto più Chiaro. forte. Questo La sua dell'associazione è un visibilità è... problema interessante e serio, perché la democrazia moderna, Tocqueville, la democrazia in America è basata sull'idea dell'associazione come il modo che le democrazie inventano, creano, per togliere o per correggere il poco potere degli individui, perché individualmente presi veramente il nostro potere è quasi vicino a zero. Molti di coloro che non vanno a votare probabilmente fanno questo tipo di ragionamento. Quindi l'associazionismo è un modo per dare potere e nello stesso tempo per rompere l'unanimità intorno al potere della maggioranza, cosiddetto, e quindi per pluralizzare le questioni e anche per aprire potenziali di. In contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.